Buongiorno a tutte, ciao, eccomi qua, questo è un altro nuovo video vlog, eccomi qua. Allora, questo è un video vlog dove mi trucco e dove vado alla spesa. Questo lo vedrete domani, aspettate un attimo. Allora, ed ecco, sentivo rumori un po' inquietanti, vabbè, niente di importante, però vabbè. Allora, devo fare le sopracciglia e non so. Ricoprire gli occhi, se ricoprire le occhiaie o meno, ma vediamo. Sì, le copro che è meglio, anche se sono sotto la mascherina, ma tanto non si vede, ma vediamo lo stesso. Allora, intanto cominciamo con le sopracciglia. Ok, e vado a contornare le sopracciglia, vediamo cosa ne esce fuori. Con l'impressione questa non scrive, vediamo se riesco, perché la stessa matita che ho usato ieri, tra l'altro, che ho pubblicato stamani il video. Tra l'altro, vi ripeto, questo video lo vedrete domani. Okay. Vedete, le sopracciglia non vengono sempre uguali. Ci sto provando, ma non è sempre che riesco a farle uguali. Ok, questo specchio. Aspettate che. Ok, adesso ci vedo meglio. Mi accosto perché non so se vedete bene o meno. Allora, sto cercando di uniformare questo sopracciglio che non ne vuole sapere, però io ci voglio provare. Sempre difficile fare pelo, 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 pelo. Ok. Perfetto. Allora, dove ho messo adesso la... pettinino e lo rivado a ripettinare, poi fissante della L'Oreal e gli do una pettinata. In modo che non si afflosciano queste sopracciglia. Ok, tra l'altro devo andare alla spesa e chissà quando riesco a ritornare, non so mai cosa prenderò, vediamo. Non riprendo la spesa perché tanto è inutile, però vediamo cosa posso prendere. Ora vado a mettere un po' di correttore, sempre se trovo dove ho messo il pennello da correttore, allora sarà asciutto, ne dubito. Aspetta un attimo. Com'è? Vabbè. Metto qua in modo che non mi cade niente, sì, è asciutto più o meno. Ah, prima voglio mettere un po' di mascara, intanto vado a... aspettate
aspettate un secondo. Famo tutto in diretta, va. Prelevo questa palette della Pupa Vamp. Oddio, qua mi cade la spallina del reggiseno. Che bella cosa. Allora, Pupa Vamp, ve l'ho fatto vedere, sì, è questa. Un po' effetto specchio, anzi è specchiata. Riuscirà di non fare casini? Ne dubito. Io non so se andare di pennello o col... No, ma direttamente di... come scrive? Col pastello. A voglia. E da un po' che non la uso, da un bel po' che non la uso, non so perché non l'ho usata da tanto. E scrive poco, ma scrive. Sarà. Qui c'ho. Aspetta un secondo, che qui ho un problemino con la lacrimazione dell'occhio, come al solito. Sì, ho sempre questa benedetta lacrimazione dell'occhio, che è una cosa pazzesca. Vabbè, comunque da fare alla svelta, perché viene quella, ovvero mia nonna, e mi trova così. Non è, vabbè, non è bello. Allora, ok. Tanto qua faccio tutto di corsa. Prima che devo andare alla porta, è troppo. Prelevo un po' di correttore. Ah no, prima la mascara. Oh, mamma mia, quanto sono lenta. È una cosa pazzesca. Quanto sono lenta. Pensavo di fare tutto di corsa, col cavolo. Col cavolo. No. Per niente, non si può fare mai di corsa il trucco. A meno che non abbiate nulla da fare, ma chi è che non c'è nulla da fare? Tutti un po' abbiamo da fare, quindi vabbè, no comment. Quanto riguarda il da fare che abbiamo tutte noi donne, mettere a posto casa e altre cose, robe varie, vabbè. Allora, adesso correttore, perché veramente sennò non si fa più vita così. Ovviamente, che ve lo dico a fare, come si dice? La crema base l'ho messa. E quindi sono a posto. Ok. Non sembra che ho messo correttore, ma questo è, io non posso fare altro. Oddio mio, cosa sembra? Vabbè, sono pedra. Ora vado a mettere un altro po' di qua. Già che ci sono, faccio tutto il viso, via. Tanto oramai ci siamo. Nel senso che non devo fare altro che andare a coprire le varie imperfezioni. Va bene, ragazze? Le varie imperfezioni. Anche di qui.
E poi professione ne avrei veramente poche. Comunque va, forse. Cipria di corsa però. La stessa di ieri. Dov'è? Tenerla asciutto. Poi quando torno lo lavo e vi farò anche il video dei pennelli da lavare. Provo a fare video dei pennelli da lavare se mi riesce. Non sarà granché, ma ci provo. Allora. Ok. Questo è il make-up, non dico fresco, ma tanto per farvi vedere come mi trucco tante volte quando vado di fretta. Già. E poi un po' di bronzer, questo bronzer è Maxi Bronzer della Rimmel. Ok, non prendo altro perché sennò veramente non se ne può. Niente, questo è il mio trucco di stamane. Io adesso vado, metto la maschera, vedo cosa mettermi e basta. Allora, e rieccomi, sono tornata da un bel po' dalla spesa, non ho ripreso un bel niente come al solito perché non mi andava. Comunque, niente, ragazze, questo video lo vedrete oramai o stasera verso il tardi oppure domattina, vediamo un po'. Comunque, nulla, alla fine sono riuscita a come dire, a registrare qualche altra videoclip adesso. Perché no? Ho fatto un po' di spesa, ho comprato le solite cose, qualcosa di diverso l'ho presa, ma tanto era inutile fare un video tutto unico. Dove vi riprendevo metà dove andavo alla spesa, perché ho anche incontrato gente dove chiacchieravo un po', tra virgolette. E poi, come sto facendo in questo caso adesso, mentre registro con voi, mentre sto registrando con voi il video. E niente, ragazze, era solo un video così per farvi sapere che sono andata alla spesa, sono tornata, ho anche pranzato nel frattempo. E ho ancora il computer che sto guardando dei video su YouTube. A breve pubblicherò anche questo video. Non so se lo pubblico adesso o domani. Ci penso su, chi lo sa, vabbè. Stamattina come tinta labbra, aspettate che ve la faccio vedere, avevo questa. Questa qui della 04 della Debbie. Non so cosa si vedrà mai. Debbie, sì, non si vedrà mai niente, però fidatevi. Adesso indosso non ce l'ho perché ho mangiato tanta tanta insalata con dell'olio, quindi sapete che la tinta vuoi non vuoi strofinando con sì, vabbè, con lo Scottex va via, quindi vuoi non vuoi, anche se no transfer e tinta labbra a tutto andare. Un po' di roba ne va via. Non sono stata qui a rimetterla, a fare il test su strada, tanto sapete che quando io mangio non sono proprio elegantissima mangiando, non sto attenta. Sì, potete dire, quindi sei come, un po' come altre ragazze che non stanno attente a come quelle ragazze che mangiano proprio un maialetto. Non così, però c'è quasi. Io non mangio proprio benissimo, nel senso buono, che non mangio bene, che non sto attenta a come aprire il rossetto, non sporcare il rossetto, no, mangio proprio, sì, vabbè, come una maglietta, ma quasi, vabbè, dettagli ragazze. Comunque questa tinta labbra mi piace, anche se lunga tenuta non è vero, perché
sperimentato strofinandomi, è vero, grazie, se tu strofini è vero che va via tutto, ma volete anche per un po' d'olio che ci ho aggiunto, perché nel senso che non perché volessi struccarmi, ma perché avevo fame, ragazzi, devo dire la verità, ho mangiato e quindi eccoci che mi sono che mi ho levato tutta la tinta. Non è che faccio il test su strada apposta per vedere se mi dura o non mi dura la tinta, non dura, quindi vabbè, pazienza, niente. Come illuminante, ragazze, stamane ho messo questo. Non so se l'avete visto come dire, nella clip, questo qua della Makeup Revolution, questo. E mi strapiace, oddio, se si sfascia mi arrabbio come una bestia. Non so io, ma non so voi, ma io sì, mi arrabbio. Poi, non so io, pensate, vabbè, niente dettagli. Rimmel, mi ho messo questa terra qua che mi sta strapiacendo e ha un colorito, se riesco ad aprire, pazzesco. E anche questa me la sto divorando. Penso che tra un po' aprirò la questione, ovvero i video Project Pan, chi riesce a finire più make up in assoluto sul mio canale, ovvero chi riesce, se riesco ad aprire non più make up, se riesco a terminare i più prodotti di trucco. Ah, finalmente ce l'ho fatta. E niente, ragazze, come matita ho messo questa qui, la Debby Lip Pencil Long Lasting numero 17. Oddio, che numero curioso, non mi piace per niente quel numero, ma sono dettagli. Comunque questa è come scrive la matita, vedete? Sì, e nulla. Ho messo questa e spero che il colore vi piaccia. A me piace da morire. E adesso me la levo, se riesco a levarmela. Sì, si è levata. Forse di strofinare, ma si è levata. Niente, ragazze. Questo era quanto. Come mascara utilizzo sempre lui. Rimmel. Long Lasting. No, ma che Long Lasting. Rolette. Cosa diavolo è? Scandalize. 001 Black, comunque della Rimmel. Che altro dirvi? Allora, l'outfit, non ho messo questo, ma un'altra maglia che adesso non mi ricordo. Ah, ce l'ho sul letto. Vabbè, non sto lì a prenderle, Barbara, perché ho letto un po' disordinato. Non vi voglio far vedere niente. Comunque, una maglia che avevo l'altro giorno, che non so se metteva qui o all'interno del video, vediamo. Casomai vedrete delle foto su, non lo so, si vedrà. Se riuscirò a mettere qualche foto su Instagram, seguitemi su Instagram, che mi chiamo YouTuber Melania trattino basso, no, YouTuber Melania Otto, vabbè, comunque metterò il link del mio Instagram nell'info box, YouTuber Melania trattino basso 8, comunque cosa del genere. Credo che di ricordarmi, adesso sono un po' rinco, per dire la verità, perché mi ho appena fatto un pisolino e quindi sì, ho sonnecchiato, diciamoci la verità. Siccome che stavo un po' stanchina dalla spesa, non c'è tanto caldo in Sardegna ancora, ma quel po' di caldo che c'è mi ha un po', non dico abbattuto, ma stancato sì, e quindi ho detto che bello. Anche avendo la maschera c'è un caldo fotonico. Ho detto va bene, d'accordo. Come torno a casa, mi lavo le mani, mi tolgo la mascherina, metto giù la spesa, disinfetto tutto, lavo le mani, anzi, rilavo le mani, ridisinfetto la spesa, poi metto la spesa a posto perché non me la sono sentita, ragazzi, come ho appena detto, di fare il video svuota la spesa. Quindi ho messo tutto giù, ho messo a posto. Non ho fatto da mangiare, gliel'ho aiutata a fare da mangiare, ho apparecchiato, mi hanno risparecchiato, mi ho fatto un caffèuccio col cuore, Barbara D'Urso, un caffèuccio, dicevo. E niente, adesso come chiudo il video mi metterò a guardare altri video mentre edito questo video, o da telefono o da computer, si vedrà. Strada facendo. Strada facendo, non so se ve lo ricordate questa canzone. Io penso che Lollina 22, ovvero Donatella,
Si ricorda questa canzone di chi è, no? Claudio Baglioni, esatto, sì, niente. Un bacio ragazzi, se mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. E raga, ciao, bye bye. E niente, a presto. Ciao bellezze.